Gino Bartali fu uno dei ciclisti professionisti più amati in Italia. Nacque a Pontema, un piccolo paese a sud di Firenze, nel 1914, terzo di quattro figli in una famiglia di umili lavoratori. Con l'aiuto del padre e delle sorelle, acquistò la prima bicicletta per potersi recare alla scuola media e così, pedalando sulle colline toscane, scoprì la passione per il ciclismo. Dopo la prima vittoria nel 1931, all'età di soli 17 anni, vinse anche il Tour de France nel 1938, tre Giri d'Italia nel 1936, nel 1937 e nel 1946. Nel 1948 le sue leggendarie scalate sulle Alpi e sui Pirenei gli valsero il soprannome di Gigante delle Montagne. Lo chiamavano anche Ginettaccio, per il suo carattere riservato e un po' ruvido. Alcune sue biciclette sono ormai dei veri e propri cimeli. Con la numero 13 vinse il Tour de France nel 1938, quando aveva 24 anni, con oltre 18 minuti di vantaggio sul belga Félicien Werner. A quell'edizione parteciparono 96 corridori, di cui 56 giunsero all'arrivo, 21 tappe per 4.680 km percorsi in 148 ore, 29 minuti e 12 secondi, alla velocità media di 31,5 km orari. Nel 1948, quando Bartali ha 34 anni ed ormai è un campione affermato, parte da Parigi con il numero 31 assieme ad altri 119 corridori. All'arrivo saranno 44. Bartali sarà di nuovo il primo. Fino a pochi anni fa, però, in pochi conoscevano altre eroiche imprese di Bartali. Durante l'occupazione nazista in Italia, approfittando della possibilità di spostarsi in bici anche per lunghi tratti per potersi allenare e preparare per le competizioni ciclistiche, accettò di aiutare numerosi ebrei in fuga da altre nazioni europee. Usando gli allenamenti alle gare come copertura, Bartali percorse migliaia di chilometri tra Firenze, Lucca, Assisi, Genova e Roma, trasportando nascosti nel telaio della sua bici carte d'identità contraffatte e altri documenti che dovevano rimanere segreti. I suoi sforzi contribuirono a salvare centinaia di vite, tra cui la famiglia Goldenberg, che giunse a ospitare nella sua cantina fino alla liberazione di Firenze. Nel dopoguerra, anche a causa del suo carattere riservato, evitò sempre di parlare del suo ruolo di benefattore di ebrei e di confermare il suo coinvolgimento nel loro salvataggio. Questo aspetto della sua biografia comincia a emergere più chiaramente solo dopo la sua morte, avvenuta nel 2000. Ciò grazie all'opera di suo figlio Andrea e con la conferma di varie testimonianze. Il bene si fa, ma non si dice. Certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca. Il 7 luglio 2013, lo Yad Vashem, l'ente nazionale per la memoria della Shoah di Gerusalemme, dichiarò Bartali giusto tra le nazioni. Un estratto dalla motivazione. In seguito all'occupazione tedesca dell'Italia nel settembre 1943, Bartali, che era un corriere per la Resistenza, giocò un importante ruolo nel soccorso degli ebrei grazie ad una rete creata dal rabbino Nathan Cassuto, a cui si unì Elia Dalla Costa. Bartali, che era noto per coprire lunghe distanze con la sua bicicletta per motivi di allenamento, trasportò documenti falsi da un posto all'altro. La sua attività coprì una grande area. Distribuì anche documenti falsi creati dalla rete d'Assisi, un'altra operazione di soccorso cominciata dai religiosi di quella città.